D'arte il 9 febbraio al Liceo Artistico di Fermo. Il Liceo Artistico Preziotti di Fermo e i Licini di Porto San Giorgio hanno organizzato un'asta con la messa in vendita di numerosi manufatti artistici realizzati dagli storici ex allievi dei due istituti. Fermo TV ha intervistato la dirigente scolastica Stefania Scatasta e le ha chiesto il perché è stata organizzata proprio un'asta per l'evento di questa sera. Allora, innanzitutto ci aspettiamo quello che lei vede, cioè che ci siano persone. Eh, amici che vogliano conoscere attraverso queste porte aperte della scuola il, la scuola al suo interno, quindi le risorse umane che, che qui dentro vivono e condividono con gli, con gli studenti un progetto formativo quindi inizialmente è stato quello l'obiettivo che ci ha mosso ad un'iniziativa di questo genere, successivamente abbiamo creduto che poter eh, immaginare un'asta, potesse essere per i nostri studenti che vivono l'esperienza artistica, una lezione simulata, una lezione aperta. L'evento è stato realizzato con il patrocinio degli assessori alla cultura della provincia e del comune, Giuseppe Bondonno e Francesco Trasatti. Partecipiamo a questa iniziativa a cui abbiamo dato il nostro patrocinio io, per la verità, sono anche docente di questa scuola. Credo che sia un'iniziativa molto bella perché, intanto, si apre, la scuola si apre al territorio con i suoi prodotti, con la qualità artistica che deriva da una tradizione antica, ormai di oltre 50 anni. E tra l'altro, si tratta anche di un'occasione per far circolare le opere d'arte. Naturalmente, molte di queste cose. Confluiranno poi in quello che speriamo di riuscire a realizzare, cioè un museo della scuola, ma insomma è anche bene e piacevole che le cose circolino nelle famiglie del territorio, nelle istituzioni, nelle realtà. Questa è una città che vive d'arte, che vive di cultura, che vive di eh, capacità di mettere in sinergia artisti, bellezza e, e lo fa attraverso anche le sue istituzioni scolastiche e, e attraverso anche la passione che docenti e direi anche presidi come nel caso della preside Scatasta, mettono nel, nel lavoro quotidiano proprio per tenere in rete studenti, famiglie e città. In questo ovviamente due istituzioni come il Comune e la Provincia non possono mancare, anzi devono per quanto possibile, per quanto come diceva giustamente il mio collega Bondono della, della Provincia, per quanto possono in questo momento di ristrettezze economiche, ma debbono farlo. Panditore dell'asta è stato Nunzio Giustozzi, critico e insegnante di storia dell'arte del Liceo Preziotti, che ha presentato la collezione di manufatti in vendita come il raccolto del vissuto e della storia. Sentiamo la riguardo dell'organizzazione dell'evento. Voglio dire che sono innamorato di questa scuola da molti anni, da quando già cinque anni fa abbiamo festeggiato il cinquantennale dell'istituzione dovuta al munifico architetto Preziotti che scelse i migliori docenti di ceramica, di metalli e di rificeria per creare a fermo una cosa che non c'era mai stata. Da quegli anni si sono accumulati nei magazzini opere straordinarie che reggono l'impronta dei più grandi artisti del Fermano, Giuseppe Pende, Costanzo Corrina, Salvatore Fornarola e molti allievi sono diventati a loro volta grandi artisti. Eh, abbiamo fatto durante le vacanze di Natale un'attenta ricognizione di tutto quello che era in magazzino. Abbiamo selezionato le opere più importanti per un futuro museo che molto probabilmente si terrà a Palazzo Monti, la vecchia sede dell'Istituto d'Arte, in Corso Cavour a Fermo. Per intanto abbiamo mantenuto la tradizione di vendere le cose altrettanto eh, belle che potessero però eh, simboleggiare la storia di questo istituto e stasera questo si farà: si racconterà la storia del Preziotti attraverso 50 opere all'asta. Saranno presenti anche gli autori, Salvatore Fonarola, per esempio, che spiegherà la tecnologia così pazzesca per, eh, per cuocere una lampada di un metro di diametro. Quindi ci saranno momenti anche ludici, ma l'asta ha uno scopo soprattutto di per conoscere la scuola. e per orientamento perché le nuove generazioni possono ancora formarsi in questa scuola che deve essere adeguata nelle nuove tecnologie, quindi compreremo una stampante tridimensionale, nuove aule computer perché questa scuola possa vincere la scuola del XX secolo. Il professor Piero Principi ha invece illustrato l'offerta didattica del liceo Licini. Il liceo di Porto San Giorgio è stato per 42 anni l'unico liceo delle marche, con la riforma poi sono diventati anche gli studi d'arte dei licei. Nella sala di Porto San Giorgio esistono tre indirizzi. Uno sono le arti figurative che va a sostituire l'indirizzo di accademia, l'altro è architettura ambiente che va a sostituire l'indirizzo di architettura, il terzo innovativo sono le arti grafiche che dovrebbe partire fin dal prossimo anno scolastico. Quali sbocchi professionali ci possono essere dopo uno studio appunto, di tipo artistico? Come tutti i licei, naturalmente prescinde la frequenza di una facoltà universitaria. Nel caso di un liceo artistico, naturalmente le accademie di belle arti sono le più papabili perché esistono, prima di tutto, sono rinnovate tutte in tutta Italia, con dei corsi anche molto innovativi, tecnologici. Quindi l'arte non è più esclusivamente una questione romantica, ma è anche un giusto connubio tra quella che è. Una cultura tradizionale italiana ed un'innovazione tecnologica oramai globale. Quindi, il frequentare una facoltà universitaria come le architetture, come le arti grafiche, come le accademie di belle arti con i corsi, come dicevo, innovativi, significa poi andare a potersi inserire in quelli che sono i settori della creatività dalla moda al restauro alla progettazione architettonica per passare poi per il web design, l'industrial design, eccetera, eccetera, eccetera. I primi manufatti battuti all'asta sono stati il rilievo con annunciazione e le tre formelle di natura morta della scuola di Costanzo Corrina, ex allievo del Preziotti. Le opere invendute, come la formella con scena patetica e il pannello decorativo con modelli geometrici della scuola di Ronchi, faranno parte della collezione del futuro museo della scuola.